Attrici che questa mattina negli altri magazzini sono venuti qua non solo a portare solidarietà, ma sono venuti perché hanno capito che questa lotta è una lotta che ci riguarda tutti, non è la lotta solo dei lavoratori e delle lavoratrici che operano qua nel magazzino Gottardo. Quello che hanno fatto qua dentro è qualcosa di vergognoso. Hanno licenziato 12 lavoratori perché secondo loro non hanno mandato le giuste comunicazioni rispetto al fatto che c'è una pandemia che riguarda tutto il mondo, è una specie di guerra mondiale che ha creato dappertutto blocchi dei voli, della circolazione, e si sa bene, è certo, è appurato che dal Bangladesh e dall'India i voli sono bloccati, salvo che per un breve periodo di tempo, a metà giugno, c'è stata la possibilità per qualcuno di rientrare. Vengono accusati questi lavoratori di non aver mandato la giusta comunicazione, la giustificazione per l'assenza. Ma io dico una cosa: se da parte di Scarpa e Company, LogUp, che hanno avuto il coraggio anche nell'ultimo incontro di alzare la voce, provare a insegnare a noi che ci sono delle regole da rispettare e che chi non rispetta le regole deve essere punito. Allora noi ci siamo ovviamente incazzati ancora di più, perché che in questo magazzino qualcuno venga a fare delle lezioni a noi sulle regole è un po' ridicolo. Sappiamo bene cosa succedeva qua dentro e cosa è successo fino a pochissimo tempo fa. C'era l'illegalità più totale, c'era la truffa contro l'INPS, contro lo Stato, contro l'Agenzia delle Entrate, perché non si pagavano i salari come dovevano essere pagati, le buste paghe illegali, tutto quanto quello che sappiamo. Tanto è vero che ci sono stati arresti, ma anche quelli che sono venuti dopo di Pomaro non è che erano tanto meglio, parliamo di TT Europa. E alla fine poi ci siamo trovati con Flexilog, che è cambiato ancora, che poi prima c'era una Flexilog, poi Flexilog si è elevato ed è arrivato LogUp, poi LogUp ha cambiato anche LogUp finché è arrivato Scarpa, e Scarpa si è presentato con la faccia di quello che vuole fare rispettare le regole, di quello che vuole comportarsi bene, eccetera. E invece poi con questo atto, prima sappiamo bene la lotta che abbiamo fatto anche per la questione di livelli, e poi anche là hanno voluto resistere perché non si capisce bene, è una rivendicazione che facciamo da tanto tempo, e però anche su quello sono venuti a farci delle proposte alternative, tira e molla, tira e molla. A un certo punto gli abbiamo detto: andate a fanculo, ci risentiremo più avanti e poi decideremo noi, però non vogliamo mettere in discussione neanche la conquista che abbiamo in tutti gli altri magazzini dei passaggi di livello legati all'anzianità. Ma oggi quello che è successo è di una gravità inaudita. 12 persone che vengono licenziate con questa colpa, tra virgolette, che sarebbe quella di non aver mandato una giustificazione corretta delle assenze che hanno fatto. Ma se queste persone qua, vuol dire, avessero avuto la possibilità di tornare, è chiaro che sarebbero tornate. Quindi se non sono arrivate perché non potevano tornare, quindi c'è già una giustificazione di per sé. E ci vengono a dire invece no, che le regole sono uguali per tutti. Abbiamo detto un'altra cosa, ammesso e non concesso, che questi lavoratori, vabbè, non hanno mandato la spiegazione scritta, eccetera, dell'assenza, ma ci sarà una proporzione tra la colpa che hai e la condanna che ricevi. Qua è come se uno che, non so, viene beccato a rubare due banane in un supermercato, che gli diano 10 anni di galera. È la stessa proporzione che c'è tra quello che sarebbe la colpa che hanno avuto questi lavoratori e la condanna che oggi essere licenziati in questa situazione, dove hanno avuto il coraggio di attaccare quei cartelli là dicendo: lavoratori, siete fortunati che avete lavoro e non dovete rompere i coglioni. Questo è il messaggio che mandano, e loro licenziano 12 persone solo per questo motivo qua assurdo. E sono arrivati a proporci alla fine dicendo che
se c'era qualcuno che aveva qualche carta si poteva vedere, per gli altri invece si poteva dare dei soldi perché non rientrino più a lavorare. Cioè vogliono monetizzare il posto di lavoro dando la carità a qualcuno che loro vogliono licenziare. In realtà l'obiettivo di questo è molto chiaro: vogliono indebolirci, vogliono indebolire l'ADL, vogliono fare in modo, perché vogliono tornare a com'era prima, a una situazione di schiavitù. Questo è quello che hanno in mente in questo magazzino, ma lo diciamo chiaro e tondo: questa cosa non succederà mai finché troviamo anche l'unità di lotta tra tutti quanti questi lavoratori qua. E soprattutto, e oggi io sono molto contento del fatto che sono venuti qua con noi anche i lavoratori che sono iscritti a un altro sindacato, perché vuol dire che hanno capito che la lotta, questa lotta è una roba che riguarda tutti e che deve essere fatta da tutti assieme se vogliamo vincere, perché è successo ai iscritti nostri, ma può succedere a qualsiasi altro lavoratore iscritto anche ad altri sindacati. Ma la Amin e gli altri li ringraziamo perché sono venuti qua questa mattina. Ma è successa un'altra cosa ancora più importante venerdì, perché abbiamo creato una unità di azione con i lavoratori di Broni. Questa è la nostra forza oggi, perché a Broni hanno capito anche loro che questa lotta li riguarda da vicino. È quello che abbiamo scritto oggi nel volantino che abbiamo stampato per oggi. Abbiamo scritto che da questo momento in avanti non ci saranno più due magazzini, due datori di lavoro, due sindacati. Da questo momento in avanti ci sarà un unico padrone, un unico sindacato che lotterà tutti assieme per respingere questa provocazione infame che è quella di licenziamenti. E partiamo da questa battaglia fondamentale per poi unificare. Loro adesso stanno facendo una lotta e hanno portato a compimento perché venga trasformato il contratto che hanno da quello del commercio al contratto del trasporto merci logistica, e sono riusciti a ottenere questa trasformazione. Da questo momento in avanti siamo inquadrati tutti e quanti con lo stesso contratto e dobbiamo fare in modo che la piattaforma di lotta che abbiamo qua dentro sia la stessa che va condivisa con i lavoratori di Broni, i quali anche oggi ci hanno già detto che sono disposti a scioperare delle ore in solidarietà con quello che stiamo facendo. Quindi da questo momento è una unica lotta che stiamo facendo, lo abbiamo scritto, tocca a uno, tocca a tutti, la lotta continua e andremo avanti fino a che non avremo vinto questa vittoria, questa battaglia.